Risolvere esercizi, e il primo è l'esercizio a pagina 5 numero 2. La funzione di produzione di un'impresa che opera in un mercato perfettamente concorrenziale, noi non conosciamo ancora che cos'è un mercato perfettamente concorrenziale, ma per questo esercizio non è rilevante. In questo caso significa semplicemente che il prezzo è costante, come impareremo. E la seguente, F di X1, X2 uguale x1, x2 elevato a un mezzo. Prima domanda, determinare i rendimenti di scala della funzione di produzione. Bene, in questo caso possiamo rispondere semplicemente osservando che questa funzione è una funzione di Cobb-Douglas, cioè della forma a x1 elevato ad a, x2 elevato a b. Quindi per vedere i rendimenti di produzione si guarda la somma degli esponenti a più b, che è uguale ad 1 più un mezzo, uguale a 3 mezzi. Maggiore di 1, quindi rendimenti di scala crescenti. Questo vale solo per funzioni di produzione di Cobb-Douglas. Se fosse stata questa funzione di produzione, ad esempio, rispondermi in questo modo non è un errore, è un orrore, quindi per cortesia non lo fate. Se non è una funzione di Cobb-Douglas dovete applicare la regola generale. Facciamolo solo a fini didattici, lo ripeto. Se mi rispondete così fate non solo bene ma più che bene, perché come dire, risparmiate tempo, ci si vuole un secondo a contare la somma degli esponenti. Solo a fini didattici faccio vedere come si risponde quando non è una funzione di Cobb-Douglas, oppure se non vi ricordate la regola per le funzioni di Cobb-Douglas. Dovete confrontare tx1, tx2, f di tx1, tx2 con t, f di x1, x2 con t maggiore di 1. Facciamolo, questo è uguale a tx1, t elevato a un mezzo, x2 elevato a un mezzo. Mettiamo in evidenza t, questo è uguale a t 3 mezzi, x1, x2 elevato a un mezzo, che sicuramente è maggiore di t x1 x2 elevato a un mezzo, ovviamente vale per t maggiore di 1, che è uguale a f di x1, a t volte f x1 x2. Quindi abbiamo dimostrato che f di t x1 x2 è maggiore di t f di x1. E questo significa per definizione che i rendimenti di scala sono crescenti, d'accordo? Quindi avete due metodi, questo immediato che vale solo per le funzioni di Cobb-Douglas e questo che vale sempre, qualsiasi sia la funzione. Domande? Seconda domanda, se il prezzo dell'output è 4, più uguale a 4, e il costo unitario dei fattori è 1 uguale a 2, 2 uguale a 3, determinare i livelli di impiego dei fattori e il livello di output che massimizza il profitto. Dobbiamo risolvere il problema della massimizzazione del profitto. Abbiamo visto prima della pausa che la soluzione di questo problema è il sistema PPM1 uguale 1, PPM2 uguale 2. Massimizzazione del profitto, quindi sostituiamo i valori 4 df su dx1 uguale 3 4 no no uguale 2 4 df su dx2 uguale v2, cioè uguale a 3. Facciamo le derivate e viene fuori 4 x2 alla 1 mezzo uguale a 2, e l'altra equazione è 4 per 1 mezzo per x1, x2 meno 1 mezzo uguale a 3. Quindi evidentemente x2 uguale 1 quarto, e qui invece viene questo va via con questo, viene 2x1
poi viene qua un quarto elevato a un mezzo, e questo viene uguale a 3, da cui questo va via e questo diventa 2, questo va via e questo sale così, questo va via e questo va giù qua, x1 uguale a 3 quarti. Dopodiché dobbiamo vedere qual è il livello dell'output, questa è l'equazione di produzione, l'output y uguale ad f di x1 e x2, cioè uguale ad x1, cioè uguale a 3 quarti, per x2 è uguale a 1 quarto elevato a un mezzo, cioè questo è uguale a 3 ottavi. Domande? Questa è la soluzione anche alla seconda domanda, l'esercizio che abbiamo. Domande? Risolviamo un altro esercizio, pagina 8, numero 1. Allora. Un processo produttivo utilizza due input, lavoro e capitale. La funzione di produzione è questa, Q uguale 10KL. K lavoro, L capitale. Il costo unitario degli input, no, al contrario ovviamente, L lavoro, K capitale. Il costo unitario degli input sia 130 per il lavoro, 500 per il capitale. Prima domanda, determinare la combinazione efficiente dei fattori di produzione per una produzione giornaliera di 1500. Combinazione efficiente significa che minimizza i costi. Quindi vogliamo determinare qual è la combinazione degli input KL efficiente per produrre 1500, cioè che minimizza i costi. Problema di minimizzazione dei costi. Abbiamo visto prima, il sistema è Q uguale 10KL, il vincolo, uguale 1500, valore assegnato del vincolo, e poi la condizione di tangenza VL VK, mettiamoci i numeri, uguale 130 su 500, adesso in poi eliminerei i segni meno, no? Il sistema è meno VL su VK uguale meno dy, quindi uguale a dq su dl diviso dq su dk. Facciamo le derivate. 10k 10l via con questo e con questo, da cui viene che so k uguale 13 diviso 50 per l, sostituiamo lì dentro, visto che ci troviamo leviamo 10 e leviamo lo 0 e viene 13 cinquantesimi di L al quadrato uguale 1500, 1150, da cui L è uguale a 150 per 50 diviso 13 sotto radice. Quanto fa? Ventiquattro e zero due, tre cifre significative, 24. K è uguale a 13 cinquantesimi per 24. Quanto fa? 6,25. E questa è la prima domanda. Poi, seconda domanda, determinare il costo totale sostenuto per ottenere la produzione di 1500. Bene, il costo C è uguale a VK K più
più VLL, cioè uguale a 500 per 6,25 più 130 per 24. 6.245. Domande? Andiamo avanti. Supponendo che il costo totale del lavoro aumenti di 30, si valuti l'incremento di costo totale necessario a mantenere la produzione di 1.500. Attenzione, non ci facciamo venire in mente, facciamo un attimo un grafico. Cosa abbiamo fatto? Abbiamo risolto il problema della minimizzazione dei costi. Questo è il lavoro, questo è il capitale, questa è la retta e questa è l'iso quanto. Abbiamo determinato come tangenza tra iso costo e iso quanto. Questo è il lavoro, quello è K. Ricordiamoci che la pendenza di questa retta è K uguale a C diviso VK meno VL su VK K. E questo è il punto che abbiamo appena calcolato, che è il punto 24, 6,25. Non ci facciamo venire in mente di risolvere questa prossima domanda che dice: supponendo che il costo del lavoro aumenti di 30, quindi da 130 passa a 160, vogliamo valutare l'incremento di costo totale necessario per continuare a produrre 1.500. È chiaro che qui cosa può venire in mente? Può venire in mente in questa equazione passare da 130 a 160 e quindi calcolare l'incremento di costo delta C come uguale al delta del prezzo, delta VC, che cos'era che cambiava? Delta VL per 24, cioè uguale a 30 per 24 e quindi uguale a 720. No? Cioè cosa stiamo dicendo? È evidente, cambia il costo del lavoro, l'impresa può mantenere tranquillamente lo stesso livello di lavoratori e di capitale, capitale che cosa si intende in questo caso? Macchine se vogliamo, e continuare a produrre 1.500. Però se così facesse otterrebbe un aumento di costo di 720, ma non sarebbe la soluzione corretta, perché se cambia il costo del lavoro l'inclinazione di questa retta varia, la retta diventa più pendente, ad esempio la nuova retta potrebbe essere questa, questa sarà il nuovo punto di tangenza. Se aumenta il costo del lavoro l'impresa produrrà 1.500 licenziando lavoratori e sostituendoli con macchine. Questo succederà, d'accordo? L'impresa minimizza i costi, aumenta il salario, licenzia lavoratori e automatizza il processo produttivo e li sostituisce con le macchine. Cioè otterremo un punto che permette di produrre sempre 1.500 ma con un incremento di costo più basso di questo 720. Vediamo se è vero, come ovvio. Dobbiamo rientrare in questa equazione e sostituire 130 con 160. Quindi qui dentro ci sarà 160. Qui ci sarà K uguale a 16 diviso 50. Qui ci sarà 16. E qui ci sarà 16. Qui ci sarà 16. Ecco qua, questo è il nuovo sistema, non l'ho ricopiato tutto, vedete, l'unica cosa che cambia è qui dentro 160 invece di 130. Si fanno i conti e viene fuori L uguale a 21.65 e qua viene K uguale 6.93. Quindi abbiamo ridotto i lavoratori e li abbiamo sostituiti con le macchine. Vediamo il nuovo costo: C uguale K 500 per 6,93 più VL 160 per
21 e 65. Che significa delta C uguale 6929 meno 6245. Ecco la risposta corretta. L'impresa produce 1500 con un incremento di costo di 684. Questa risposta è evidentemente sbagliata, d'accordo? E poi l'esercizio ci dice: sia ora 10 il prezzo unitario del prodotto, P uguale 10. Vogliamo determinare qual è il livello massimo di costo del lavoro che rende profittevole la produzione giornaliera di 1500. Cioè ci stiamo chiedendo: aumenta il costo del lavoro, licenzio lavoratori e li sostituisco con macchine. Fino a quando posso andare avanti a fare questo giochino? Fino a quando faccio almeno un profitto pari a zero. Sotto non posso andare, perché poi comincio a fare un profitto negativo. Quindi il mio livello massimo di, come dire, in cui riesco ad ammortizzare questo costo del lavoro che cresce è il profitto uguale a zero. Sotto non posso andare. Mi chiedo qual è il costo del lavoro massimo. Cosa devo fare? Qui, in questa equazione, devo metterci il mio QL incognito. E quindi, tutto questo non mi serve, ho un sistema di due equazioni in tre incognite, QL, K ed L. Però, naturalmente, devo aggiungere la condizione profitto uguale a zero. Profitto che è uguale a zero sarà uguale a P 10 per Q, la mia Q è 1500, quella che voglio ottenere, meno i costi, meno QLL, meno VK, che conosco, che è 500, meno 500 per K. Ok? E devo calcolare L, K e VL. Dunque, che posso fare? Vediamo un poco, direi che per semplificarci la vita, da questa equazione posso fare VLL uguale 500 K. Sostituire al posto di VLL 500 K, quindi qui scrivere uguale a 15.000 meno 500 K meno 500 K, da cui posso scrivere che K è uguale a 15.000 diviso 1.000 diviso 1.000, cioè uguale a 15. Dalla prima posso ricavare L uguale 150 diviso 15, cioè 10. Da questa equazione posso ricavare che VL è uguale 500 per K per 15 diviso L diviso 10 e viene 50 per 15, 750. 750 è il massimo costo del lavoro che l'impresa può sopportare. Quindi, se il costo del lavoro arriva a 750, l'impresa riduce i lavoratori fino al livello 10 e fa profitto nullo. Oltre a questo l'impresa chiude e va a produrre niente di più e niente di meno. D'accordo? Domande? Trovate? In fondo, chiaro? Bene, risolviamo l'esercizio a pagina 14, numero 1.
processo produttivo utilizza due input, lavoro e capitale, la funzione di produzione Q uguale 32 K alla 0,5L, dove Q lavoro, K capitale, il costo unitario degli input sia uguale a 1 per il lavoro e per il capitale, UL uguale a 2K uguale a 1. Sia inoltre K max uguale a 1 ed L max uguale a 18 le massime quantità disponibili per i due input, K minore uguale di 1, L minore uguale di 18. Determinare la funzione di costo dell'impresa, cioè la funzione C uguale C di Q. Ce lo dice pure perché, attenzione, questa volta i due parametri sono fissi, quindi dobbiamo semplicemente calcolare una funzione C uguale C. Dobbiamo fare risolvere il problema di minimizzazione dei costi, però ricordandoci questa volta di risolverlo in dentro. Se la soluzione capita qui dentro, ad esempio così, non ci sono problemi. Se invece la tangenza dovesse capitare fuori, che so, ad esempio così, naturalmente dobbiamo ragionare così come facevamo con il problema della scelta ottima del consumatore. Scriviamo le equazioni. Q uguale 32, K 1/2, L tangenza, UK diviso QL, che è uguale a 1 diviso 1, sarà uguale a dQ su dK, dQ su dL. Facciamo le derivate, dQ su dK. Allora, 32 per 1/2, K alla meno 1/2, L dQ su dL, 32, K alla 1/2. Questo viene K uguale L mezzi, dunque lì è K sotto radice, quindi mi piace di più fare L uguale 2K, da cui entro qua dentro e viene Q uguale a 64 K elevato alla 3/2, da cui inverto e viene K uguale Q alla 2/3 diviso 64 alla 2/3. 64 alla 2/3, dunque la radice terza di 64 è 4, 4 per 4 16, questo viene Q alla 2/3 16esimo. E così la radice terza di 64 4 per quadrato 16, ed L è uguale a 2/16, lasciamolo così, Q alla 2/3. E possiamo calcolare la nostra funzione di costo C uguale VK K più QL L, quindi uguale a VK 1, quindi 1 per Q 2/3 16, più 1 per 2/16 Q alla 2/3, cioè uguale 3/16 Q alla 2/3. Ho fatto la somma delle due funzioni e 7. I due costi uguali a 1. Adesso dobbiamo stabilire per ogni Q, cioè quanto vale questa funzione, dobbiamo tenere conto dei vincoli. Dobbiamo andare a vedere quale dei due vincoli si manifesta per primo, cioè è più limitante questo oppure questo. Come si fa? Dunque, vediamo un po', entriamo qui dentro e invertiamo queste funzioni. Cominciamo da questa. K uguale a 1 implica facciamo tutti i passaggi, troppo veloce per fare i passaggi. K uguale a 1 sarà uguale a 2/16 Q elevato alla 2/3. No,
queste n, chiedo scusa, quello di sopra è quello di sopra. K uguale a 1, questo uguale a 1, significa Q uguale 16 per 3 mezzi, cioè 4,64. Mentre invece qui abbiamo questo uguale all'alto limite, 18, L uguale 18. Questo significa Q uguale, dunque, qua viene 1 e qua viene 9, da cui viene 3 per 16 elevato, no, 9 per 16, io scusa, 9 per 16 elevato alla 3 mezzi, e quindi questo viene, la radice quadrata fa 3 e l'altra fa 4, quindi fa 81 per 64. 3 per 3, 9, 3, no, 27 per 64, 27 per 64, 1728, d'accordo? Dunque, quale dei due quindi è più limitante? Questo oppure questo? Evidentemente questo, si raggiunge prima il limite in questo caso, d'accordo? Quindi questa funzione vale per ogni Q minore o uguale di 64. Che succede per Q maggiore di 64? K ha raggiunto il suo limite uguale a 1. Quindi entriamo in questa funzione di evoluzione, questa, e scriviamo Q uguale 32 per 1 elevato a 0,5 per L, cioè uguale 32 per L. K ormai è fisso ed è uguale a 1, abbiamo raggiunto il limite di K, quindi L è uguale a Q diviso 32. E quindi la funzione di costo, la cui equazione è sempre questa, Qk più VLL, diventa uguale a Vk 1 per K, K è 1, fisso, più VL che è 1 per Q diviso 32L, cioè questo è uguale a 1 più Q 32esimi, e vale fino a quando anche L diventa uguale al suo limite a 18, cioè L uguale 18 significa Q uguale 18 per 32, che è uguale a 640 meno 64, 576. Quindi questo vale per ogni Q appartenente all'intervallo 64,576. Ok? E basta. Non è possibile produrre più di 576, evidentemente. Ok? Quella è la funzione di costo. Domande? Esercizio leggermente diverso. Vediamo se lo trovo, ricordo che c'è un esercizio.
senso l'esercizio che voglio fare. Eccolo qua, l'esercizio a pagina 44 numero 2. Questo è un esercizio un po' particolare, bisogna un po' ragionare. La produzione di circuiti integrati impiega una tecnologia a proporzioni fisse. Una persona può operare su un solo macchinario, per cui Q è uguale al minimo di LK. L lavoro, K macchinari, che è il capitale, e quindi in questo caso i macchinari. Il costo del lavoro è 2L uguale a 8, il costo dei macchinari è VK uguale 200. Allora, un'azienda ha costruito una fabbrica con 20 macchinari, e non può cambiare le dimensioni nel breve periodo, quindi siamo nel breve periodo, il numero di macchinari è fissato. Prima domanda, calcolare i fattori produttivi impiegati per la produzione nel breve periodo, rispettivamente di 14 e 28 circuiti integrati all'ora, Q uguale 14 e Q uguale 28. Ragioniamo, disegniamo la situazione, gli isoquanti. Questo è sempre un problema di minimizzazione dei costi, quindi la solita tangente. Disegniamo gli isoquanti. Questo è il minimo LK, quindi proporzioni fisse, quindi le solite rette fatte in questo modo. Qua ci mettiamo L, anzi qua ci mettiamo K, mi piace di più, e qua ci mettiamo L. Disegniamo quello che corrisponde a Q uguale 14. Il vertice dove sarà? Quindi 14 uguale minimo di LK, quindi il vertice dove sarà? 14. Disegniamo quello a 28, il vertice sarà a 28. Poniamo la prima domanda. Se devo fare 20 circuiti integrati, no, quanto è? 14 circuiti integrati, quanti lavoratori impiegherò? Quanti? Qualcuno l'ha detto correttamente, lo dicesse a più alta voce. Se devo fare 14 circuiti integrati, ho 20 macchine e non le posso cambiare, quanti lavoratori impiegherò? 14. D'accordo? Più di 14 è inutile. Il quindicesimo, il sedicesimo, devo minimizzare i costi, io devo fare 14 circuiti integrati e quindi impiego 14 macchine e 14 lavoratori, faccio 14 circuiti e lascio 6 macchine non utilizzate. Quindi mi metto qui, sono nel punto 20, se volete, questo qua è il punto K uguale a 20, quindi sono in questo punto, evidentemente con questo tipo di tecnologia la risposta è L uguale 14. Se devo fare 28 circuiti integrati, quanti lavoratori impiegherò? Guarda il disegno, vi aiuta? Ho sempre 20 macchine. Se devo fare 28 circuiti integrati, la risposta qual è? No. Se prendo 20 lavoratori, quanti circuiti integrati faccio? 20. Quindi non mi va bene, ne devo fare 28. Quindi la risposta quant'è? La risposta va data, perché la domanda c'è nell'esercizio. Quindi... Esattamente, non posso fare 28 circuiti integrati. La risposta è, nel breve periodo, con 20 macchine, io non posso fare 28 circuiti integrati, quindi non prendo nessun lavoratore. Se devo fare 28 circuiti integrati, inutile che li prendo, perché tanto comunque non raggiungo il mio obiettivo di produzione. D'accordo? Quindi la risposta è
L uguale a 0, se volete non posso fare 28 circuiti integrati. Attenzione a queste domande, sono diversi esercizi. Poi ricavate, che tipo di rendimenti di scala ha la funzione di produzione? Questa non è una funzione di Cobb-Douglas, quindi f di t L di k è uguale al minimo di TL di K. Possibile portare T fuori? Sì, questo è uguale a T volte il minimo di L K, cioè uguale a T volte F di L K. Quindi cosa abbiamo scritto? Che F di TL di K è uguale a T FLK, quindi per definizione rendimento di scala costante. D'accordo? Ricavare la funzione di costo di breve termine in funzione di Q. C uguale VK 200 per K è fisso 20 più VL 8 per L. Ovviamente questa non è una funzione di costo, per chiamarla funzione di costo dobbiamo ricavarla in funzione di k, quindi abbiamo bisogno della relazione tra L e k, qui non c'è tanto da inventarsi le tangenti oppure no, l'esercizio va aiutato. Qual è la relazione tra L e non k, tra L e q? La funzione di costo è una funzione c uguale c di q, quindi ci serve la relazione L uguale L di q. Qual è la relazione tra L e Q? Se devo produrre 14 circuiti, quanti lavoratori impiego? Abbiamo risposto prima, 14. Se devo fare 16 circuiti, quanti lavoratori impiego? 16, cioè L uguale Q. Quindi questa è 4000 più 8Q. Ovviamente per ogni Q minore o uguale di 20. È il massimo che posso produrre. Questa è la funzione di costo. E infine ricavare la funzione di costo marginale CM uguale DC su DQ uguale 8. Ok? Facciamo un ultimo esercizio, poi ci fermiamo. Può bastare. Anche qui ricordo che c'è un esercizio sulla domanda condizionata. Esercizio a pagina 61 numero 1. Scritto perché non ci vedo. La funzione di produzione di un'impresa f x1 x2 uguale x1 all'1 mezzo e x2 all'1 quarto. X1 all'1 mezzo, x2 all'1 quarto, grazie. È possibile più grandi questi test di esercizio. Allora, determinare i rendimenti di scala della tecnologia. La risposta è sono a fare questi calcoli complicatissimi. Cosa dobbiamo vedere innanzitutto? Cobb-Douglas, quindi la somma degli esponenti, quindi
A più B uguale un mezzo più un quarto, è quello di E. Non c'è neanche bisogno di fare i conti, si vede subito che è minore di 1. No, ci manca un mezzo per fare 1, quello è un quarto, quindi è minore di 1. E quindi i rendimenti di scala sono decrescenti. Poi, seconda domanda, le funzioni di domanda dei fattori. Qui non ci sono i costi, dobbiamo risolvere il problema generale. Vi ricordo che le funzioni di domanda sono quelle che risolvono il problema della massimizzazione del profitto. Se cosa tocca imparare, c'è poco da fare. Se vi capita una domanda leggera, lo si sa o non si sa. Quindi, il problema di massimizzazione del profitto si risolve in questo modo. P, PM1 uguale V1, P, PM2 uguale V2. Allora, scriviamo il sistema. P, PM1 è df su dx1, quindi un mezzo, x1 alla un meno un mezzo, P per x1 alla meno un mezzo, x2 alla un quarto, uguale V1. PPM2, P, la derivata rispetto a x2, e quindi P che moltiplica x1 alla un mezzo, poi abbiamo un quarto, x2 alla meno 3 quarti, e questo è uguale a V2. Dunque, cosa dobbiamo fare? Non banale a quest'ora. Allora, dobbiamo ricavare x1 e x2. Cerchiamo sempre di ricordarci quello che dobbiamo fare, se noi cominciamo a fare calcoli senza uno scopo preciso, deve essere funzione di v1, v2 e p. E x2 deve essere funzione di v1, v2 e p. Al che io, per semplificarmi la vita, direi che divido membro a membro le due equazioni, quindi faccio questa diviso questa, in modo che mi levo da mezzo un po' di variabili, e quindi viene fuori un mezzo x1 alla meno un mezzo, x2 alla un quarto, e dall'altra parte viene x1 alla un mezzo per un quarto, lo mettiamo qui, x2 alla meno tre quarti uguale V1 su V2. Ho diviso membro a membro le due equazioni, sto cercando di ricavare una in funzione dell'altra, dopodiché questa va via con questa, questa va via con questa, d'accordo? Poi questa, comunque vediamo, il 4 va sopra e il 2 va sotto, se non faccio errori, correggetemi se sbaglio, quindi dovrebbe andare il 2 così. Corretto? Ho fatto una sciocchezza? No, dovrei aver fatto bene. E quindi posso scrivere che qua va via x1 che va a finire qui sopra, e qua va via il 2 che va a finire qui sotto. E quindi finalmente ottengo che x2 è uguale a questa roba qua. X2 è uguale a x1 mezzi v1 diviso v2. Dopodiché lo devo mettere al posto di una di quelle due relazioni, c'è poco da fare. Per esempio lo metto al posto della prima relazione. E quindi viene P mezzi, x1 alla meno un mezzo, sarà uguale a questa roba qua, quindi a 1, V2 elevato a un quarto, poi ci vuole 1 su 2 elevato a un quarto, e poi ci vuole x1 elevato a un quarto, e tutto questo deve essere uguale a 1, da cui posso scrivere che x1, allora, è uguale a V1
rimane qua, poi c'è 2 elevato a un quarto per 2 che vanno a finire sopra, guardate se non faccio errori, P scende, poi c'è 2 su 1 elevato a un quarto e poi rimane un quarto meno un mezzo che fa meno un mezzo, no, un quarto meno un mezzo che fa meno un quarto, è così, un quarto meno un mezzo che fa meno un quarto, quindi qua ci vuole meno un quarto, dopodiché devo invertire questa e quindi deve passare al contrario, quindi questa qua è diviso x1 all'1/4, quindi devo invertire questa e deve levare tutta la quarta e quindi finalmente posso scrivere, scrivo qui sopra x1 uguale p, poi qui abbiamo v2 che sta sotto elevato a un mezzo, poi qui abbiamo 2 più un quarto, questo è 5/4, quindi qui sotto abbiamo 2 alla 5/4 e poi qui abbiamo 1 e sotto un mezzo, quindi è 1 all'un mezzo che va sotto 1 a un mezzo, questa l'ho invertita, quindi questa l'ho invertita, questa è un quarto e devo tutte levare alla quarta, tutta questa roba finalmente è levata alla quarta. Direi che c'è un'altissima probabilità che abbia sbagliato, a questo punto cominciamo a dare i numeri, però prendetela per buona, d'accordo? Se così fosse, questa sarebbe P4 V2 al quadrato 2 alla quinta V1 alla quadrato, insomma, è una funzione abbastanza ragionevole, d'accordo? E a questo punto x2 è uguale x1, cioè questa roba qua, la metto tra parentesi perché questo mi va per nulla di fare i calcoli, questa roba qua moltiplicando v1 v2 per 2, ok? Direi che sono funzioni tutto sommato abbastanza pulite, quindi potete andare. Poi, è finita qua, determinare la funzione di domanda condizionata dell'impresa. Determinare la funzione di domanda condizionata dell'impresa. La funzione di domanda condizionata è quella che minimizza i costi. Quindi cosa dobbiamo fare? Dobbiamo risolvere questa volta questo sistemino. Y uguale x1 un mezzo, x2 un quarto e poi 1 su v2 uguale dy su dx1, df su dx1, cioè un mezzo x1 meno un mezzo x2 un quarto, df su dx2, quindi un quarto x1 un mezzo x2 alla meno 3/4. Peccato, ho cancellato quelle equazioni, quindi qua come veniva? Questa andava via, qua veniva il 2 sopra, questa andava via e rimaneva via questo, questa andava via e rimaneva via questo, e veniva fuori x2 uguale v1 diviso 2 v2
e poi c'era x1. Dobbiamo sostituire lì dentro e viene fuori y uguale x1 elevato in mezzo per 1 diviso 2 più 2 tutto elevato in mezzo, e poi c'era x1, no, tutto elevato in quarto, e poi c'era x1 elevato in quarto, d'accordo? Quindi questa volta non ci confondiamo, questo va via, viene meno un mezzo più un quarto, questo viene meno un quarto, e quindi essendo meno un quarto quello passa di sopra e viene x1 elevato a un quarto sarà uguale a 1 2 più 2 tutto elevato a un quarto per 1 su y, corretto? Y passa di qua, meno un quarto di là e di là, e quindi devo solo fare la radice quarta di questa roba, quindi x1 uguale a 1 diviso 2 più 2 y alla quarta. Passate il beneficio di tutti, diciamo che potrebbe essere corretto, da cui x2 mi sembra strano, per la verità, perché a occhio non dovrebbe venire v1 al quadrato e v2 al quadrato, devo dire ne abbiamo sbagliato in qualche una di queste inversioni, così è corretto, sì, v1 è così è corretto, meno un quarto, così. Vabbè, diciamo di sì, lo guardate con calma, sono un problema di calcolo, se così fosse, ma a sensazione ci sarà un errore, se qualcuno individuato l'errore me lo dice, dovrebbe venire v1 su 2v2 x1, non mi aspetto che venga così, perché così venendo verrebbe 1 v1 diviso 2v2 per v1 diviso 2v2 e poi ci sarà y alla quarta, però a sensazione c'è qualcosa che non va, questo qua dovrebbe essere invertito, d'accordo? Allora, i calcoli li rifate voi, data l'ora, chi vuole la soluzione, perché se no non posso risolvere l'ultimo punto, quindi 4, 2, 2, 3, 10. Allora, questo è corretto, veniva bene, e qui veniva y uguale ecco l'errore, l'ho trovato, questo è x1 elevato a un mezzo, ecco perché non mi trovavo, chiedo scusa, questo è x1 elevato a un mezzo, non meno un mezzo, quindi questo è così, due minuti abbiamo finito, questo qua è x1 elevato a un mezzo, mi sono confuso perché prima veniva meno un mezzo, invece è più diverso, questo è x1 elevato a un mezzo per x2 elevato a quella roba là, quindi per v1, 2v2 elevato a un quarto, x1 elevato a un quarto, quindi qua viene, questo si va via, questo va via e viene un mezzo più un quarto che viene tre quarti, tre quarti, quindi viene x1 uguale a y per 2v2 diviso v1 elevato un quarto, tutto questo elevato alla 4 terzi,
ora sì, d'accordo? Tutto elevato alla 4 terzi, quindi viene uguale a y elevato a 1 terzo per 2v2 diviso v1 elevato anch'esso a 1 terzo. Adesso ci troviamo, d'accordo? E poi ci ricaviamo x2 da lì, questo è tutto elevato a un terzo, ci ricaviamo x2 che sarà uguale a y elevato a un terzo per 2 v2 v1 elevato a un terzo che moltiplica v1 diviso 2 v2. Quindi questa roba è, questo è 2v2 diviso v1 elevato alla meno 1, quindi tutta questa roba qui va via e questo viene uguale a y elevato a un terzo per 2v2 diviso v1 elevato alla meno 2 terzi. Questa è la soluzione, ci troviamo. D'accordo? Va bene, poi l'esercizio continua e chiede di sostituire i numeri e in buona sostanza di ricavare il minimo e il massimo, di ricavare dati dei valori, quali sono i numeri, lo fate voi per l'esercizio, visto che si è fatto tardi, poi si lascia semplicemente i calcoli, a me premere per far vedere come si calcolano due funzioni di domanda e di domanda condizionata. Ci vediamo martedì.